qual è la valutazione che avete fatto? No, ma nessuna decisione è stata presa. È stato un momento di confronto su quelle che sono le problematiche che sono emerse in queste settimane, insomma, quindi il risultato elettorale, e su cosa fare poi per arrivare agli stati generali. Però nessuna decisione è stata presa, ma è stato solo un momento di confronto di posizioni e di idee. Alla luce dei risultati elettorali, qual è, secondo lei, il maggior rischio che corre in questo momento il Movimento 5 Stelle? Beh, il rischio è di non riconoscere gli errori che sono stati fatti in passato, e quindi l'obbligo è fare una corretta analisi di quello che è successo e rifondare il movimento. Rifondarlo vuol dire tornare ai valori che l'hanno originato tanti anni fa, e però portare avanti una serie di provvedimenti dalla parte dei cittadini. Ma puoi indicarmi un errore come? Che per, da voi è stato almeno individuato? Un errore? No, non è che sono emersi errori durante questa analisi. Se volete vi posso dire la mia. Probabilmente spesso è mancato un certo spessore professionale nell'affrontare le cose, è mancata l'esperienza, e magari a volte le persone sono state messe in incarichi per i quali non ero all'altezza. Ad esempio? Ad esempio chi? Beh, questo, no, lascio voi l'esempio. Grazie, arrivederci.